Ciao a tutti, raga! Come promesso ieri, dove abbiamo mostrato questa bellissima figura di Ezio Auditore da Firenze, che è qui a farmi compagnia, oggi apriremo un altro oggetto, sempre a tema Assassin's Creed. E non so che console usate voi, io tendenzialmente uso il PC, ma mi è stata regalata, quindi hanno truffato un po' la console, in questo caso, perché me l'hanno regalata per PlayStation 3. Dunque, questo è Assassin's Creed Brotherhood Codex Edition ed è per PlayStation 3, che io di fatto non ho, ma tanto ce l'avevo già giocato per il computer, quindi va bene, mi darò la collector e va bene così. Dunque, questa è la confezione. Poi ci sono ai lati la descrizione di alcuni personaggi, fa vedere Ezio. E varie missioni, ti spiego che ci sono delle cose da fare in player singolo e in altre in multiplayer. Di qua ti mostra gli oggetti, ma non vi spoilerò niente perché adesso andiamo a vederli insieme. E dietro, ovviamente, c'è il simbolo degli assassini. Dunque, allora, facendo attenzione a non dare un colpo a questa bellissima statua. Andiamo ad aprire la scatola e tirare fuori il primo cofanetto. Dunque, questo è il cofanetto, tra l'altro molto ben fatto, molto figo, tutto decorato. Riesco ad aprirlo, questo ho sempre paura di dare un colpo. Era molto più semplice di quanto previsto, si faceva così. Vabbè. Dunque, cosa abbiamo? Queste sono, penso, delle carte che non ho ancora aperto. Qui ci sono probabilmente le cartoline che lasciano sempre disegnate. Parte della pubblicità. Questo di Ezio e questo l'altro di un arabo, deve fare riferimento probabilmente a qualcosa che in questo momento mi sfugge. E poi c'è un biglietto di pubblicità di un uovo occupato dalla Ubi, ma... Ah no, ce n'è ancora una, sempre di Ezio, anche perché Ezio è un pelino più vecchio in questo gioco rispetto al primo, ovviamente. Quindi è col pizzetto. Devo dire che lo preferivo senza, però, se devo proprio essere sincera. Dunque, dopo questo, poi abbiamo le pubblicità sui libri che ho già tutti, tra l'altro, perché li ho già tutti quanti. Poi questo è il librettino con le istruzioni, il gioco per registrarsi su play e i comandi della console. Game soundtrack, le canzoni del gioco, cioè il disco. Ok, vado a mettere via prima che lo rompo. Mi chiamano Madame Finesse. Bonus DVD, artwork, video, quindi ci saranno altri contenuti. Anche qui c'è un disco, presuppongo, figli. Bonus DVD.
abbiamo l'ordine. Questo è il codice per le missioni, infatti c'è qua da scoprire, per le missioni in singolo dove devo sbloccare il codice e ci sono due missioni in singolo e due personaggi multiplayer e un'armatura extra per Ezio. Assassin's Creed Lineage, che è un film che tra l'altro io l'avevo già guardato su streaming, che a me piace molto perché trovo che sia molto ben fatto e molto fedele al gioco, sul papà di Ezio, su quello che accade prima che Ezio diventi un assassino. Se avete la possibilità, guardatevelo, trovatelo, scaricatelo, fate quello che volete fare, però guardatelo perché merita molto ed è un prequel, un pre. Di quello che poi accadrà nel gioco, fa capire un po' quali erano le relazioni di Giovanni con i medici e tutto il resto. Poi la mappa, anche se in realtà poi quando ci avevo giocato non l'avevo praticamente usata. C'è la mappa del gioco. E poi c'è un poster che ovviamente andrà ad arricchire la mia collezione di poster di Assassin's Creed, visto che non ne ho a sufficienza, che è esattamente la copertina del gioco. Quindi abbiamo anche il poster. Poi abbiamo il diario segreto degli assassini, penso. La mela, praticamente sono tutto quello che, penso che sia tutto quello che si scrive, o no, forse è il diario di la prossima settimana. No, questo forse è il diario di Altair. A parte che. Le cose viste, sembrava molto più vecchia. Abbiamo scoperto. Dunque, no, è di Ezio. No, siamo lontani. È tempo che io parlo, che lei parli ai nostri figli. In modo però è una minaccia. Non resterà di me. Oppure no, penso che questo sia il diario di Altair, sempre più in mente aggiunge uomini e donne, o almeno racconta una storia simile, nulla reale. Sì, è praticamente il diario di Altair perché parla di Gengis Khan e di armate che arrivano da est, spazio da pianura. Qualunque motivo lo animi, deve essere fermato. Se fossi più giovane, proverei a compiere questa missione in segreto, perché sospetto che ci sia un frutto dell'Eden. È tempo che io e lei parliamo ai nostri figli. Sembra che sia il diario di Altair, perché le pagine sono di fatto molto molto fatte in modo che siano vecchie. Le scritte sono tutte così, con tanto di disegni. E poi al fondo hanno messo un po' di immagini molto belle, tra l'altro. Questa è un'immagine di Altair. Ma hanno messo anche delle immagini di Ezio e, se non sbaglio, dei Borgia anche, sì, perché questa è l'immagine di Ezio che combatte contro il Borgia e questi sono
tutti i personaggi, i suoi nemici sostanzialmente. Lucrezia, e poi appunto il padre, e poi tutti i personaggi che puoi incontrare che saranno ostili. E poi ci sono varie immagini che ricordano appunto i viaggi di Ezio dal Colosseo, dall'armatura che trova, sempre Firenze, quando viene ferito. C'è un po' di roba, insomma, c'è un po' di roba. Questo è quando trova l'armatura. Questo è più cuore. E questo è il covo degli assassini. La parte che mi piaceva tantissimo era quando dovevi raccogliere tra le file i tuoi assassini e creare la porta aperta. Quella era una parte che mi era piaciuta un sacco. Bella, bella, bella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Rimettiamo a posto il cofanetto in modo che le memorie di Altair non vengano svelate, non vadano. Non arrivino ad occhi indiscreti. Questo è per coprire, per far finta che ci sia una base. E poi c'è questo che è il cofanetto, che in realtà dovrebbe stare per così. E questo è quanto, raga. Questo è il cofanetto con tutti i suoi contenuti. Penso che, essendo uscito ormai da diverso tempo, molti di voi ce l'abbiano comunque, di diverse console, cioè sia per PC che per Xbox, per PlayStation 3. E Assassin's Creed ha come saga di Ezio, che secondo me è la migliore, un punto veramente di forza, e per la saga è stato veramente fantastico secondo me, perché hanno fatto ben 3 giochi e devo dire che meritano tantissimo, coprono tutto un arco temporale. E se avete la possibilità, rigiocatelo, perché io l'avrò giocato tipo 4 volte cercando di fare tutta la sintonizzazione al 100%, e adesso ho meno tempo, ma una volta avevo molto più tempo per giocare. E se avete possibilità di avere questo bellissimo cofanetto, prendetelo, perché potreste trovarlo anche a un prezzo discretamente buono a giorno d'oggi. Adesso lo rimettiamo al suo posto in modo che non si rovini e non prenda polvere. Un bimbo, l'altro bimbo, e ci rivediamo alla prossima puntata, raga. Ciao.